Questo Paolo ha rivelato il nome di uno scemo, di uno scemo. Ragazzi, questa recensione di Moffi l'ho dedicato a Roberto Santonato. Grazie, e lo recensiremo volentieri questo cartone animato di Moffi. Va bene, ragazzi, sigla, scemo. Un'altra estate con i cartoni di te. Una notte vino Armando si sentì un'ombra, con gli amici di te Siglonesh e Show estate, sempre più che mai con nuovi cartoni. Siete pronti per estate, voglio più commenti. Tare ta ta tare, tare ta ta tare, tare ta ta tare, The Siglonesh Show estate 2. La la la. Salve a tutti amici iscritti. E benvenuti in questo nuovo episodio del The Siglone Show 2 Estate. Sigla e descrizione, iscrivetevi al canale, mettete più mi piace. Oggi recensiremo una serie animata creata da un batuffolo di cotone all'altro, nato dai libri dell'illustratrice giapponese Aki Kondo. Perché questo cartone è nato dai cartoni animati giapponesi, anime, che questo cartone è stato italiano, un cartone animato italiano prodotto dai Rai Fiction. Questo cartone è dedicato a una persona che ho menzionato all'inizio. Perché sì. Va bene? Vabbè, cominciamo. Questo cartone è iniziato nel 2013 ed è concluso nel 2017 con 78 episodi, ragazzi, 78, con 3 stagioni. La serie è trasmessa da Rai 2 e RaiYoYo nel 2013, come sempre. Moffi, c'è Moffi che è l'unica femmina, cioè ce ne sono altri di femmine. Moffi è una coniglietta molto simpatica. Beh, bella, ma Moffi non mi sta antipatica come personaggio, che è una coniglietta molto carina che chiede alla luna e il sole, di dire, Moffi, che lei abita in un ciuffo di cottone, cioè abbiamo capito, un cottone molto caldo, 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 cioè. Con il suo miglior amico Kerry, che mi sembrava che era una rana, ma invece è un coccodrillo. Somiglia, ma è che mi sembrava una rana. Beh, Kerry, l'unico personaggio con il vestito. Esatto, l'unico personaggio con il vestito che c'ha il gilet. Non c'ha nemmeno le mutande, la maglietta. C'è Kelly, un coccodrillo che assomiglia molto a una rana, migliore amico di Moffi. Lui canta con la sua chitarra, fa gna 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 gna. Sì, questo qua. Passiamo anche ai scoiattoli, Lee e Sius. Che sono due gemelli, due scoiattoli, non in pratica gemelli, ragazzi, ma hanno di chià. E poi c'è anche la talpa postino di nome Mogu. Beh, questo nome è simpatico, Mogu. Mogu una talpa postino. Simpatico anche Mogu come Muffy. Muffy lo è ancora di più. Questo cartone è prescolare per bambini. Che lo hanno dato sempre di notte su RaiYoYo. È un cartone animato che lo danno qualche notte, lo danno qualche giorno. Moffi mi sembra un po' antipatica. Ma questo cartone animato impara come si tratta le emozioni. Sì, dimenticavo anche la gattina Sora. È una delle amiche di Moffi. Femminili. Capito? Questo cartone animato ho visto poche puntate, ma dico poche, non ho di più. Il cartone di Moffi
È bello, bellissima animazione del cotone. Come sono fatti, sembrano personaggi di CGI. Come sapete, il cartone animato di Mofi non è come altri cartoni fatti di cotone. E naturalmente, ragazzi, le puntate li puoi trovare su Rai Play, come ho già detto. Va bene, ragazzi. Come sempre, commentate su questo cartone animato se conoscete. E vi ringrazio quello che ho detto, quello di prima, quel signor, ok, quello che voleva Muffy sul Tessiclone Show Estate 2. E ho promesso di recensire questo cartone animato. E la prossima volta fatelo anche voi come avete richiesto Phineas e Ferb, giusto? Bingo! Avete richiesto Loupidou, giusto? Li porterò tutti i cartoni animati di Tessilone Show 2, quelli che li ho visti prossimamente. Va bene, ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo episodio del Tessilone Show 2 e recensiremo un cartone animato vecchio anni 80. Vedrete di chi si tratta, ragazzi. E scrivete nei commenti qui sotto. Grazie. C'è una nube ma che fa? Il suo cone non lo sa. Forza Monfi, salta anche tu. Tutti insieme, tra la 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 la. Tutti insieme si può far.